questo percorso comune. Io vorrei farvi piacere che il presidente Coronella delle Marche potesse aggiungere qualcosa, anche perché è stato proprio il presidente che ci ha permesso di essere intorno a un tavolo la prima volta a ragionare su questa opportunità. Io ritengo che sia una giornata importante quella di oggi. Ringrazio il presidente Cardani per l'ospitalità, parlava di incipit. Può darsi che oggi inizi anche un nuovo lavoro su questo tema del web, per i numeri che ci venivano dati da Barchesi, la rilevanza del web, i numeri e l'evoluzione dei numeri nel giro di pochi anni. Questo fa sì che l'attenzione di Agicom, dei Corecom, della polizia postale, ma io penso infine anche del legislatore, cioè del Parlamento, debba concentrarsi su questo tema. Dobbiamo concentrarsi su un tema nuovo, su problemi nuovi che derivano dai numeri che ci venivano dati. Facebook era zero qualche anno, pochi anni fa, oggi è 26 milioni. Dire che metà della popolazione italiana è lì, e spesso diventa anche una sorta di sfogatoio senza regole, senza nessun ordine, nessuna regola, e tutto questo deve vedere in qualche modo il legislatore e le autorità per le comunicazioni in qualche modo intervenire, non per censurare, non per bloccare, ma per mettere un minimo di razionalità e di sicurezza nell'ambito di questi strumenti. Abbiamo lavorato in questi mesi per attivare questo esperimento. Questo esperimento non è che risolverà i problemi enormi che questo mondo evoca, però può aiutare a costruire una sensibilità iniziale, un incipit, una sensibilità su un tema che è rilevantissimo nel nuovo secolo, nel nuovo millennio, in cui ciò che appare spesso è più importante di ciò che è, in cui c'è un ruolo nuovo del Parlamento e anche delle autorità. Io devo dire che già un paio d'anni fa io e Filippo Lucci abbiamo incontrato anche il garante per la privacy, con il quale avevamo già rapporti parlamentari, Soro, avevamo cominciato ad affrontare questo tema perché è un tema anche di altre autorità. Devo dire che abbiamo trovato in Agicom, nella nostra un'autorità di riferimento, una grande sensibilità, un grande impegno del presidente Cardani, del segretario Sclafani e della dottoressa Ria, della dottoressa Caruzzo, che ha sempre seguito con noi queste problematiche di Corecom. Abbiamo trovato anche un'azienda che ha esperienza, può aiutare a costruire, ripeto, un esperimento, una sensibilità che poi avrà bisogno di ben altri strumenti, ma oggi lo vedo come un inizio positivo, la costruzione di un percorso che può aiutarci a costruire un percorso positivo, condiviso nel mondo dei nuovi media. L'Agicom per anni, le televisioni, le radio, oggi la telefonia, oggi la nuova informazione che avviene su internet nell'era della convergenza tra telefono, computer, televisione, in una modalità, diciamo, di fruizione globale e multimediale dei contenuti. A me sembra una giornata importante, la presenza così autorevole di tante personalità sta a dimostrare che abbiamo colto nel segno. Ringrazio anch'io la presenza del direttore della Polizia Postale
con i quali l'Agicom e il Corecom abbiamo costruito in questi anni anche tante iniziative nelle scuole. Nelle Marche abbiamo fatto insieme alla Polizia Postale centinaia di iniziative nelle scuole, ma anche nelle altre regioni spesso è avvenuto. Questo perché le famiglie avvertono l'urgenza di fare qualcosa su questo tema e vedono ragazzi esposti senza avere sufficienti strumenti e quindi c'è una grande attenzione. Continueremo anche, è un'occasione, direttore, per diciamo sollecitarlo ulteriormente a rilanciare questo progetto che negli anni stiamo portando avanti e su cui c'è una crescente attenzione. Grazie a tutti.